In quella casa c'era anche un'altra persona. Il bambino la vedeva raramente, ma non per questo lo interessava meno delle altre. In realtà non sapeva come chiamarla. Non era in grado di rendersi conto di una cosa simile. Ma certo non era facile dare un nome a quella persona, anche perché quella persona non aveva forse un nome. Non era né Ba, né Vleo, e nemmeno Tato, il ragazzo che portava il latte, e nemmeno quell'altro Tato in livrea che andava ad aprire la porta quando il campanello suonava. Una volta egli sussurrò tra sé, vedendo entrare quella persona, Omo. Avevano sfogliato un grosso libro illustrato, lui seduto sulle ginocchia di Amelia presso la tavola, e lei aveva indicato tutte le baba, che veramente si chiamavano donna, tutti Tato, che veramente si chiamavano uomo, così si ricordò che quella persona era Omo. La parola Tato gli parve troppo confidenziale, non adatta. Quella persona era molto grande, parlava pochissimo, non si faceva vedere che di rado, e per questo aveva un'attrattiva misteriosa per il bambino. Era un uomo assai alto che non sorrideva mai. Quando entrava in casa, Alfonsina si metteva un dito sulle labbra e quasi sempre portava il bambino nella sua camera. Si faceva un silenzio improvviso nella casa. Solo la voce della nonna si sentiva bene, breve e secca. E poi taceva subito. Quell'uomo, che non era un Tato qualunque, aveva una voce grave e profonda che però non si sentiva quasi mai ed era l'unica persona che non si prendeva mai il piccolo Oliviero sulle ginocchia. Il bambino era quieto e non era per nulla prepotente. Mai avrebbe osato avvicinarsi a quell'uomo se quell'uomo non lo chiamava. Ma spesso si fermava a una certa distanza da lui, che era seduto in una poltrona e leggeva un giornale, e non si rendeva conto di quanto desiderasse che glielo prendesse sulle ginocchia. Quell'uomo non aveva mai piccoli giocattoli lucenti fra le mani, non suonava, non cantava. Chissà che effetto faceva star seduti sulle sue ginocchia, farsi accarezzare da lui. Parlava pochissimo e la sera, quando Alfonsina si affacciava in tinello col bambino in braccio, quell'uomo diceva «Buonanotte, Oliviero», quando c'era, perché non sempre c'era. Quando la mamma diceva «Zitto» e smetteva di suonare e di cantare, era certo che quell'uomo era arrivato, anche se non lo si vedeva. Qualche volta la mamma era via, il bambino non poteva calcolare il tempo, ma per molti giorni si accorgeva che qualche cosa gli mancava e quando la mamma tornava era tutto allegro e si accorgeva che era proprio lei che gli era mancata. Ma quando la mamma non c'era, quell'uomo si trovava spesso in casa e questo piaceva a Oliviero. Un giorno fecero un lungo viaggio in carrozza, Oliviero, la nonna e Alfonsina. Il bambino stette quasi sempre a guardare dal finestrino, inginocchiato sulle ginocchia della balia. Nella casa nuova dove andarono c'erano molte cose nuove, divertenti, specialmente nel giardino. Ora il gioco si poteva variare, non si trattava solo di nascondersi dietro alle poltrone, ma dietro ai cespugli, ai tronchi degli alberi. Alfonsina aveva più da fare a corrergli dietro. Ora lui aveva quasi 2 anni e correva come un leprotto sull'erba e Alfonsina aveva tante sottane e faceva fatica a raggiungerlo. E gli correva, correva, ma non sorrideva neppure. La sua beatitudine era intensa, grave. La mamma non c'era. Quando non c'era, egli non si ricordava di lei. Solo in certi momenti piagnucolava perché gli mancava qualche cosa. C'era invece quell'uomo adesso. Parlava con la nonna e poi si mosse. Stava per allontanarsi quando il bambino apparve. La nonna disse, «Ecco Oliviero!» E l'uomo disse quietamente, «Buonasera, Oliviero!» La nonna pareva perplessa in certi momenti, si irrigidiva, il suo viso diventava strano, senza alcuna espressione. Non poteva abituarsi a quel modo di salutare un bambino, ma non avrebbe saputo come dirlo ad Alessandro. Invece il bambino era abituato, fermo a guardare l'uomo, e fu proprio contento in modo profondo e inesprimibile che egli ci fosse. Non somigliava alle altre persone, pareva al bambino. Si muoveva in modo diverso, aveva gesti diversi, camminava sempre adagio, ma aveva il passo così lungo che faceva presto a sparire da una stanza.
Allora il bambino lo cercava, ma quasi mai riusciva a trovarlo. Una volta lo trovò. Era in una stanza grande, piena di libri. Stavano tutti lungo il muro, dal pavimento al soffitto. Non si poteva mai entrare in quella stanza. La porta era sempre chiusa. Il bambino si fermò sulla soglia, ma l'uomo non si accorse di lui. Stava in piedi presso una finestra con un libro in mano, gli occhi fissi sul libro. Il bambino aspettò un momento e poi disse con una piccola voce sicura e timbrata: «Vi ero!» Pronunciava per la prima volta il suo nome. Intendeva gettare un filo qualunque tra se stesso e quell'uomo che gli sfuggiva. Ma l'uomo non si accorse di lui e continuò a guardare il libro come se non avesse udito. Allora il bambino si indispettì. Si avvicinò ai libri e cominciò a tirarli fuori dagli scaffali e a buttarli sul pavimento. E disse ancora una volta, quasi con un grido: «Vi ero!» L'uomo si accorse di lui, non certo perché parlava, ma perché buttava in terra i libri. La sua voce risuonò molto forte e dura. «Va via, Oliviero! Via! Via!» Il bambino si fermò, guardò l'uomo. Il suo viso somigliava alla sua voce. Egli non avrebbe certo saputo dire come, ma pareva proprio il viso della sua voce. E l'uomo disse ancora più forte: «Via! Via!» Il bambino si voltò, se ne andò. Non era spaventato, ma terribilmente addolorato. Uscì adagio, ma poi si mise a correre piangendo. Emma non l'aveva mai visto piangere così, non sapeva che cosa fargli. Egli continuava a ripetere fra i singhiozzi: «Vi ero! Vi ero!» Poi più tardi si era calmato. Non ricordava più l'accaduto. Mangiò la pappa abbastanza presto, perché andava a letto prima di tutti, quando gli altri avevano appena finito di pranzare. Emma lo portò in collo nella sala da pranzo. Lui rivide l'uomo ed ebbe ancora un fremito di confuso dolore. Disse sottovoce: «Vi ero!» Allora la nonna sorrise. «È tutto il giorno che si chiama Vi ero da sé. Buonanotte, Vi ero! Quando sei a letto vengo a salutarti.» L'uomo voltò la testa e guardò il bambino senza durezza nel viso serio. Disse: «Buonanotte, Vi ero.» E Vi ero si sentì beato.